Benvenuti e bentornati, cari legionari, dal vostro amichevole Gamo di Quartiere in questo nuovo episodio dei Commenti Brutti a Inazuma Eleven. Nello scorso episodio, la Raymond è riuscita a battere la Royal nella finale e adesso potrà accedere al Football Frontier. Prima di scoprire come continuare, vi ricordo che se la serie è di vostro gradimento e volete supportarla, commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi per non perdere mai nessun nuovo video. Inoltre, da oggi è possibile abbonarsi al canale a solamente un euro, con il quale potete vedere i video in anteprima e supportarci. E adesso, vai con la sigla! Le vecchie leggende. Dopo i festeggiamenti, Mark e Jude sono rimasti da solo al buio a parlare. Allora, come va il piede? Non ha niente di grave. E mi dispiace per gli addetti al lavoro che sono dovuti rimanere fino a tardi per aspettare due coglioni che parlavano. Anche la Royal Academy parteciperà al Football Frontier. Ogni anno la squadra che ha vinto l'edizione precedente è autorizzata d'ufficio a partecipare. Cosa? Fermi. Ma allora tutto il fatto la Royal non può perdere, Jude non può perdere perché altrimenti se no non vede più Celia, che senso aveva? Mark e Jude si promettono di rivedersi al Football Frontier e affrontarsi di nuovo. Un sospettoso barbone, questa città è piena di barboni, vede il trionfo della Raymond attraverso un giornale, mentre la squadra festeggia allegramente nel ristorante. Ce l'abbiamo fatta! Mister, io credo che farò il bis. E io voglio altro riso! Bravi ragazzi, dovete mangiare a volontà. Quindi immagino che adesso mangeranno sempre gratis, visto che il proprietario del ristorante è il loro allenatore. Quanto sono fortunato. Certo, se penso che al Football Frontier parteciperà anche la Royal Academy. Vedo l'ora di poterli incontrare un'altra volta sul campo. Quindi hai intenzione di arrivare fino alla finale, se ho capito bene. No, abbiamo buttato tutto il sangue e siamo arrivati a questo punto solo per perdere l'inizio e chi se ne frega di andare in finale. Secondo il regolamento, la squadra che ha vinto la precedente edizione non può incontrare una squadra dello stesso distretto nelle fasi eliminatorie. Ma chi l'ha scritto sto regolamento? Di un po', Nelly, come fai a sapere tutte queste cose? Forse è l'unica che ha letto il regolamento. Ho letto tutto il regolamento del campionato con la massima attenzione. Lei è ignorante? Io sì. Bravo. Viva l'ignoranza! A proposito, vorrei che d'ora in poi Celia si occupasse del lavoro psicologico mentre Silvia curerà l'attività fisica. Che ne dite? Quindi mettiamo a lavorare in due ambiti importantissimi. Gente a caso, senza qualifiche, solamente perché ci sono simpatici. Ottimo insegnamento. Intanto Jude parla con il padre della sua sconfitta. Anche la sconfitta può aiutare a crescere. Tu da solo hai imparato molto più di quanto potessi immaginare. E questo è ancora più importante che vincere 3 titoli di seguito. Quindi il fatto di Celia? Ti garantisco che vincerà il torneo scolastico per 3 anni di fila. Non ho capito! La Raymond sta continuando a mangiare e siamo quasi a metà episodio. Faranno anche altro? Mi dispiace ragazzi, è rimasta solo una porzione di riso con carne. Hanno mangiato tutto ciò che c'era nel ristorante. Nelly, dolcezza, serviti! No, Bobby, no! Non fare catcalling! Hai detto dolcezza. Fantastica! Sì, mi piace, in fondo è affettuoso. Ma non dimenticate mai che io sono a capo del consiglio d'amministrazione, per cui mi dovete rispetto. Sì, amio, ma tiretela di meno. E in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, che cosa hai intenzione di dire alla squadra? È per motivi tattici, è per motivi tecnici, la pelata di Bobby e Silvia si ritrovano al campetto lungo al fiume per parlare. Che carisma che ha Mark, lo si potrebbe definire un fantasista. Sì, fantasista nel senso che ha la testa nel mondo della fantasia. Io sto bene con lui perché sento che in ogni momento potrebbe accadere qualcosa di entusiasmante. Intanto in ogni momento succede qualcosa o di pericoloso o di grave. Questo si chiama ambiente di lavoro tossico. Il barbone si presenta al ristorante. Charles, sei tu? Come fa a riconoscerlo con tutti i capelli che gli ricoprono il viso? Beh, certo non è stato facile riconoscerti. Quindi adesso tutti quelli dell'Inazuma sono dei barboni. Dimmi una cosa, ragazzo. Sai della tragedia della Inazuma Eleven? Sì, lo sappiamo tutti quanti. Non sarei mai dovuto venire qui. Aspetti! Ma è il KFC. Mark insegue il barbone. Praticamente o viene inseguito o è lui che li insegue. C'è un'attrazione tra Mark e i barboni. Dovresti smetterla di considerarmi un eroe. Ma non ha mai detto che siete eroi, ha detto che siete oggettivamente dei grandissimi calciatori e che siete modelli da seguire. Nessuno di noi ha provato a rialzarsi e reagire dopo quella terribile tragedia.
Beh, è difficile giocare dopo un incidente, soprattutto se non è andata in ospedale. Lei ama il calcio ancora adesso. Per questo è venuto a trovare Seymour. Se è così, perché non organizziamo una bella partita? E ovviamente Mark, appena conosce qualcuno, deve subito invitarlo a giocare a calcio, anche se è un signore di 60 anni. Ci alleniamo al campo lungo il fiume. Facile giocare contro i vecchi. Domenica mattina al campo da calcio lungo il fiume si riunirà la Inazuma Eleven. Che ne dici? E quindi viene decisa una rimpatriata dell'Inazuma Eleven per giocare una partita di allenamento contro la Damon. Giocheremo una partita vera! Non ci posso credere, che bello! E Mark è più ingrifato di una tartaruga dopo mesi di astinenza dal sesso. E ovviamente la partita per l'occasione si organizza in un grande stadio. No, ovviamente sempre nel solito campetto in riva al fiume. Inizio davvero a pensare sia l'unico campo di calcio decente nel giro di chilometri. Grazie per aver accettato di fare l'arbitro, Gregory. Ci sarai di grande aiuto. Sta per risorgere la leggendaria Inazuma, farei di tutto. Ma sono 5 e il resto della squadra? Mi raccomando, non possiamo perdere contro dei liceali. Io non sto nella palla. Scusate, non sto nella pelle. Buongiorno. Non fa ridere! Ecco il resto della squadra. C'è persino Garrett il barbiere. Spero che il barbiere non sia lui. Vorrei chiederle di darmi una mattinata libera. Vorresti dire che anche tu sei... Questo è un colpo di scena. Non avrei mai immaginato di vederli correre un'altra volta su un campo da calcio. Perché dovrebbero rimanere a riposo, vista l'età. Statemi a sentire, oggi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, anche a costo di strisciare per terra. Io ho 5 euro, una caramella e un pacchetto di fazzoletti. Basta? Inizia la partita e subito la Inazuma vuole fare sul serio. Ecco la leggendaria Inazuma Era abbastanza ovvio, se posso dire. Saranno anche passati 40 anni, ma è incredibile che questa squadra non abbia più nemmeno un briciolo di forza. Ma sembra incredibile, hanno 60 anni a testa, è già un miracolo che riescono ancora a correre. Ormai la Inazuma Eleven non esiste più, la leggenda è finita. E poi posso sapere perché giocate senza neanche un po' di grinta? Siete uomini adulti, avete amato il calcio più di ogni altra cosa. Non vi vergognate a giocare così male. No. Comunque, i ragazzi stanno impegnando più per battere loro che i loro avversari nel torneo. Complimenti. Allora, ragazzi, adesso basta, si può sapere che vi ha preso. Seymour, ma che dici? Avete dimenticato che noi siamo la leggendaria Inazuma Eleven? Abbiamo il dovere di comportarci come la vera Inazuma Eleven. Ma certo, ha ragione. Mai visto un cambio d'idea più veloce al mondo. No! Tua! Tiro incrociato! Non importa se fino a 2 secondi fa non riuscissero nemmeno a camminare. Dopo un semplicissimo discorso, il potere dell'amicizia ha reso i vecchietti invincibili. Ora ti mostro l'unica e inimitabile mano di luce! Che è perfettamente identica a quella di Mark. Ok, questo colpo è bellissimo. Ho bisogno di almeno 5 minuti di time out. Ma non esiste il time out nel calcio. Ma allora questo conferma che lui non ha la più pallida idea di come si giochi a calcio. Eccolo, è questo. Il tiro ali di fuoco. E ne abbiamo appena avuto una dimostrazione pratica. Adesso non ci resta che imparare a metterlo in atto. Ovviamente Mark subito pronto a rubare le tecniche avversarie. E tu perché non partecipi alla discussione? Perché io non gioco quasi mai. Sì, tutti i discorsi sull'amicizia e poi lasciano sempre in disparte il povero Jim. Axie e Nathan, cosa state aspettando? Datevi da fare! È facile parlare per te, stando in porta. Il segreto di questa tattica è la distanza tra i due giocatori. Che coincidenza che dopo il discorso a Jim, lui adesso diventi fondamentale per la riuscita del colpo. Pronto? Vai! Adesso, ragazzi. Ma parlando così piano, come fanno a sentirlo in campo? E così Nathan e Axel riescono ad eseguire le ali di fuoco. Me lo sono ricordato finalmente. Che cosa? Che il calcio è soprattutto divertimento. E ovviamente, morale dell'episodio, per concludere in bellezza. Quale sarà la prossima squadra che la Raymon affronterà? Lo scopriremo nel prossimo episodio.
Per sapere come continua la storia, rimanete con noi. Ma se volete altri contenuti della Legione Leonina, fate un salto sul nostro server Discord, dove trovate ogni tipo di informazione e tanti altri contenuti extra. Abbiamo anche un canale Twitch dove portiamo gameplay di giochi che gli sviluppatori ci mandano in anteprima. E se volete comprare giochi a prezzo scontato, potete usare il nostro link di affiliazione K4G e con il codice Legio avrete un ulteriore sconto del 10%. Vuoi essere un vero legionario? Allora corri sullo spaccio della Legione, il nostro sito dove puoi trovare magliette, felpe, tazze e tanto altro targato Legione Leonina. Link in descrizione. E ovviamente non possono mancare i ringraziamenti a tutti coloro che ci supportano, abbonandosi qui su YouTube e su Twitch. Grazie Wayuu! Il video si conclude qui. Gamu, out!